I am happy to be in this feast with our colleague. Io sono felice di essere questa sera in mezzo a voi. I am Dr. Riyab from Iraq. I am a physician working in a hospital and I am member of City Council, Baghdad City Council. Sono un medico che lavora a Baghdad e sono anche membro del Baghdad City Council, consiglio cittadino di Baghdad. I attended here to transfer an important message to our colleague in Italy and in Europe about the situation of human rights and peace in Iraq. Sono qua per portarvi un messaggio rispetto alla difficile situazione dei diritti umani e della pace in Iraq. As you all know that Iraq faced three major wars. Come voi sapete, l'Iraq ha subito tre grosse guerre. It was on 1980 with Iran and it lasted 8 years. Nel 1980 contro l'Iran e durò 6 anni. Gulf War on 1991. La guerra del Golfo nel 1991. And the last one 2003, the war which had removed our Saddam regime from the government of Iraq. E la guerra nel 2003 che ha destituito Saddam Hussein dal governo dell'Iraq. Iraq has many resources, oil, minerals and many things, and we have 2 rivers. L'Iraq ha molte risorse, ha petrolio, minerali, ha due fiumi. Our locations in the Middle East is important locations. We will join East and West. La nostra posizione nel Medio Oriente è molto importante per il problema della pace e delle ricchezze. Our previous regime abusing our resources and all expenses was on war. Il precedente regime ha abusato di queste ricchezze e le ha usate soprattutto per la guerra. We had been faced 8 years of embargo in Iraq, which affect all the services and all the social activity in our country. Noi abbiamo avuto 8 anni di embargo che hanno afflitto in qualche modo i nostri servizi e la nostra vita sociale. We didn't practice democracy since 35 years. Noi non stiamo vivendo la democrazia almeno da 35 anni. After removal of the last regime by the war that was guided by the American, we face many problems. Dai tempi della destituzione del regime di Saddam Hussein ad opera degli americani ad oggi stiamo vivendo molti problemi. All our infrastructures have been destroyed. Tutte le nostre infrastrutture sono state distrutte. Electricity, water supply, sewage and medical services with education. L'erogazione della corrente elettrica, dell'acqua, reti di scarico, istruzione e assistenza medica non esistono più. It has been massively destroyed and affected. Sono state effettivamente distrutte massicciamente. Here is the challenge. Questa è la nostra scommessa, la sfida che ci troviamo ad affrontare. How can we re-establish democracy and peace in this situation? Soprattutto adesso ricostruire la democrazia e la pace in questa difficile situazione. We are struggling to do them. Ci stiamo battendo per questo. And it's our mission in life to go through a democratic way to re-establish our government and our country. E adesso noi cerchiamo di ricostruire attraverso una via democratica il nostro governo e il nostro paese. Last May 2003, the American had been dissolved our army security and the Ministry of Culture. L'anno scorso, nel maggio 2003, gli americani hanno disciolto il Ministero della Cultura, il nostro esercito e il Ministero della Difesa, We had no government, no defense power and no security in our country. Adesso non abbiamo un governo, non abbiamo difesa e non abbiamo sicurezza nel nostro paese. Our people decided to do something. Il nostro
il nostro popolo ha deciso di fare qualcosa. Following the policy that holding a candle is better than stay in dark. E il Parlamento. Insomma, accendere una candela è meglio di niente. We have been aggregated in many different NGOs and we established a system of councils in many neighborhoods and districts. Abbiamo incominciato a costituire dei gruppi come delle organizzazioni non governative e un sistema di consigli nei nostri quartieri e nei nostri comprensori. We remove all the weapons from all the streets in Baghdad. Abbiamo incominciato a togliere tutte le armi dalle strade di Baghdad. We improve security by our own. Abbiamo incominciato a migliorare la sicurezza mettendoci noi stessi a farlo. We provide the education by the property they want. Abbiamo incominciato a fornire istruzione secondo con i mezzi che avevamo. We allow the hospital in working in difficult circumstances by providing their properties. E abbiamo cercato di mettere in funzione gli ospedali per come potevamo sempre con le nostre forze. We are following the environment of Iraq which had been polluted by atomic weapon. Stiamo anche cercando di lavorare per bonificare l'ambiente che è stato inquinato dalla radioattività atomica. The occupier, they didn't provide security to atomic center in Baghdad. Gli occupanti non hanno pensato alla sicurezza nella centrale atomica di Baghdad. The looters took the barrel of uranium oxide and they escaped it in Tigris River. I saccheggiatori hanno portato via i barili che contenevano il materiale radioattivo e l'hanno versato nel fiume Tigri. And they sold the empty barrels because it is made of aluminium to the farmers. E siccome questi barili erano fatti in alluminio, li hanno venduti ai contadini. The farmer made their product in it. E perché i contadini vi mettessero dentro i loro prodotti. It was 40 barrels. And by our effort we recollect 35 number of them. Erano 40 i barili e noi abbiamo fatto un grosso sforzo per raccoglierne 35. Iraqi people have patience. Il popolo iracheno ha pazienza. But it was limited. Limited. Ma purtroppo questa pazienza è limitata. Since the entry of our the multinational forces to Iraq 5 months later, they didn't have any violence. Per sei mesi, a cominciare dalla loro entrata in Iraq, nel marzo del 2003, non ci sono state violenze. The Iraqi people wait for better future and improvement of the services which can't happen at that time. Il popolo iracheno sperava in un futuro migliore e nella possibilità di avere tutti i servizi che per tempo non avevano più avuto. This made our people despondent. E questo ha messo il popolo iracheno in una condizione di accettazione. And the resistance appeared because of that. Ma siccome questo non è avvenuto, la resistenza ha cominciato ad emergere. We have in our country two types of resistance. Abbiamo nel nostro paese due tipi di resistenza. The resistance which hold weapons. La resistenza che usa le armi. And the resistance which hold peace. E la resistenza che lavora per la pace. The resistance which use peaceful way is more effective than the resistance which use weapon. La resistenza che usa mezzi pacifici è molto maggiore, è molto più presente di quella che usa le armi. We had been facing the occupier by all our need to apply the convention law and the Security Council law by the United Nations. Allora, abbiamo cercato di chiedere agli occupanti di cominciare a rispettare la legge, il diritto internazionale, le convenzioni e le risoluzioni delle Nazioni Unite. And we got obvious success in that line. E in questo senso abbiamo avuto un certo successo. We had been impressed them to rehabilitate the school
streets and the hospitals. Abbiamo incominciato a ricostruire le scuole, a ripulire le strade e ricostruire gli ospedali. And they did through conference in Madrid, donor conference in Madrid. E hanno a cominciare una conferenza a Madrid. Democracy will be re-established in Iraq in spite of all the security file problem. La democrazia potrà essere ricostruita in Iraq soltanto dopo che sarà affrontato il problema della sicurezza. By this way we can re-establish a national assembly and national government. Ricostruendo, riformando un'assemblea nazionale e un governo. If you want to, this will not be theoretical, because if you want peace and you want democracy, you have to establish re-services to the people and then we speak with them. Ma innanzitutto questa non è teoria, perché se si vuole in qualche modo ricostruire la democrazia è necessario dare al popolo servizi. But we are still continuing struggling with the occupier to get our human rights laws. Ma dobbiamo continuare a batterci affinché gli occupanti rispettino i diritti umani. Most of you had been heard about Abu Ghraib insult of abusing the prisoner. La gran parte di voi ha saputo delle violenze nella carcere di Abu Ghraib. I was guided a team to inspect Abu Ghraib and Buka, which is south of Baghdad, 500 kilometers. Io sono stato a capo di una delegazione che ha visitato la prigione di Abu Ghraib e Camp Buka, a 500 km a sud di Baghdad, nel sud dell'Iraq. There were a huge number of prisoners had been detained by the American and they put them in prisons, which is in bad situation. C'è un grande numero di detenuti e questi vivono in condizioni, sono stati imprigionati e vivono in condizioni veramente pessime. Their number exceeded 10,000. Sono in numero superiore a 10,000. They are living in tents. Vivono in tende. And in bad conditions. In pessime condizioni. We recorded them in 2-3 groups. Li abbiamo classificati in tre gruppi. All age above 63 of age. Ultra 63 anni e anche oltre. Juvenile cases. Minorenni. Sick people like diabetes mellitus, hypertension, heart disease, amputees and handicap. Persone che hanno delle malattie anche croniche come gastroenteriti, ipertensione, diabete, malattie ischemiche e handicap. Those were an insult to human rights registered and we negotiate with the American, the human rights and the United Nations. E abbiamo cominciato a trattare rispetto a alla questione con gli occupanti, le autorità occupanti e le Nazioni Unite. We have continuous negotiation with the American Wiki about the fire of the security and the prisoner. Continuiamo a trattare settimanalmente con gli americani la questione dei prigionieri. Security in Iraq will not improve by using extra forces. La sicurezza in Iraq non potrà essere migliorata attraverso un uso straordinario della forza armata. Security will improve by negotiation and discussion. La sicurezza non può essere migliorata se non con le trattative e con la discussione. Through the drawing of complete mission and vision transparently to the Iraqi people about the presence of foreign armies. È necessario che venga dato da parte degli eserciti stranieri l'idea chiara di che cosa hanno intenzione di fare. As a result of democratic practice we are going an extensive election in Iraq. Come primo tentativo vorremmo chiedere che stiamo cercando di arrivare a delle elezioni che siano il più possibile condivise. On 30 of January 2005 we will finish the process of election. Il 30 di gennaio, come saprete, dovrebbe essere la data finale per queste elezioni. All the Iraq you want to share in that process.
tutti gli iracheni intendono partecipare a queste elezioni. This is the stair and safe boats to get rid of the occupation. Questa è uno dei primi passi per riuscire ad uscire fuori dall'occupazione. We have to succeed in the process of election, whatever it cost. Dobbiamo riuscire a fare in modo che queste elezioni siano giuste a tutti i costi. Women will share in 25% of the seat of National Assembly. Beh, in questo momento le donne per legge devono essere almeno il 25% dell'Assemblea nazionale. Arab, Kurdish, Muslim, Christian all will share in process of election. Arabi, curdi, musulmani, sciiti, tutti debbono partecipare a queste elezioni. It is allowed for all and it will succeed. It is allowed for all. Se tutti avranno questa possibilità, queste elezioni avranno successo. Through peace and democracy we will have our bright future. Noi attraverso la pace e la democrazia potremo avere un futuro luminoso. I ask you all to transfer this message and to pray for Iraq and democracy. Thank you. Allora io vi chiedo di portare a tutti questo messaggio e di pregare per l'Iraq e grazie. If anybody have any questions.